www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Prova sì a Buonasera a tutti. Intanto vi chiediamo scusa per il leggero ritardo, insomma. Problemi tecnici. Vi do il benvenuto ad Acquaviva. A tutti i cittadini di Acquavivesi, a tutti gli emigrati e a tutti i cittadini dei paesi limitrofi. Grazie. Noi quest'anno abbiamo organizzato un'estate con molti eventi, questo è l'evento più importante, c'è pure quello di domani sera con la commedia dei nostri ragazzi. Chiediamo scusa a Gero Riggio che doveva cantare una canzone ma per motivi di ritardo non è possibile. Colgo l'occasione per ringraziare gli assessori e i consiglieri comunali che ogni giorno si sacrificano per la riuscita delle feste. L'abbiamo voluto, l'abbiamo cercato e stasera è qui con noi un grande artista, un grande cantante e anche simpatico, vi assicuro. È stato con me mezz'ora prima di arrivare qua. Signore e signori, a voi Adriano Pappalardo. Se vi dico che... no, la voce per la sentire che non vi sento più. Vai, fammi sentire la voce qui, ecco, così va bene. Se senti che fischia, va la base. Se vi devo dire le mie impressioni, la Sicilia è una parte... ecco, se senti così lo abbassi un po' se non mi sposto. Purtroppo dovete capire che la piazza è piccola, non me la allontanare, lasciamela presente qua sulle spie. Ecco, volevo dirvi che la Sicilia è sempre stata un posto in cui io ho lavorato molto molto bene, ai tempi d'oro. Era da tanto tempo che mancavo e questa sera ho avuto la possibilità di stare qua grazie al sindaco che ha creduto e io non posso deluderlo. Vi devo dire che faceva molto caldo quando sono arrivato, però la Sicilia riserva, c'è il mare e va tutto a gonfie vele. Io questa sera voglio scusarmi personalmente, anche se non dipende da noi, perché quando si arriva in questi giorni così caglienti
tutti quanti partono. In aereo mi hanno fatto fare 2 ore di fila, abbiamo avuto 2 ore di ritardo. I ragazzi non avevano avuto il volo e sono venuti da Napoli fino qua con la macchina. Io gli farei un applauso veramente. Questo vuol dire veramente amore per il proprio lavoro. L'unica cosa che mi sono garantito, ho detto, io sono arrivato con 2 ore di ritardo, ma sono venuto con l'aereo. Voi siete venuti con la macchina, non hanno mangiato tranne un panino, fatemi una grande serata e dopo avrete quello che volete. E a voi vi auguro buon divertimento! Sento se una base, io non faccio più concerti. Claudio, finimo stasera, basta. Lasciatemi sparare! Questi sono cazzuti! Io senza amore non so stare. Io non posso restare seduto in disparte, né alte le parti, non so. E poi non provare un brivido dentro e corderti in fondo, gridarti di amore. Tutti insieme ricominciamo ora, ricominciamo. Solo le passi le note, tu di me. Io guardo e sto sì, ma penso di tu. Sveglio di strutto, però io ci provo. Oh,
Sindaco Pino Caruso, ecco, stasera Adriano Pappalardo ad Acquaviva Platani, è stato un trionfo, ecco il suo pensiero dopo la manifestazione di questa sera ad Acquaviva Platani. Possiamo ritenerci soddisfatti che abbiamo fondato su un cantante che di grido, che ha dato tanto negli anni passati e ha fatto uno spettacolo che tutti ci aspettavamo. È stato un tributo ricevuto dal pubblico, è stato forte e caloroso, e di questo ci soddisfa e ci praticamente consola, perché le aspettative non sono state deluse. Siamo felici perché è stato uno spettacolo gradito da tutti i nostri emigrati, e a noi fa piacere quanto i nostri emigrati ritornando qua praticamente rimembrano il tempo passato, così pure anche dal punto di vista, diciamo, della canzone. Adriano Pappalardo sempre attuale. Eh sì, sembra attuale, poi è un cantante che riesce, diciamo che è un animale da palcoscenico, perché riesce a dare tanto, e questa sera l'ha dimostrato ancora una volta facendo uno spettacolo veramente che ha meritato il tributo che ha. È finito lo spettacolo, Adriano, grandi applausi ad Acquaviva Platani, un paesino della provincia di Caltanissetta. Cosa gli è sembrato di questo pubblico? Io, cosa mi è sembrato, è un po' quello che io avevo un pochino tenuto sempre nel mio cuore. Io nei tempi passati ho fatto un sacco di spettacoli, Palermo, Catania, Sicilia, Caltanissetta, Agrigento, e non l'ho mai dimenticato il calore del pubblico, perché è un pubblico a parte. Tutto quello che ho detto sulla Medana era pure sacrosanta verità, non era soltanto una sviolinata per avere l'applauso, perché l'applauso l'hanno già fatto abbondantemente durante l'inizio e la metà e la fine dei concerti. Il pubblico siciliano è un pubblico fuori dal comune, è un pubblico secondo me pieno di gioia di trasmettere, sono isolani, hanno il mare, il sole, il bel mangiare. Sì, sentono pesantemente tutto quello che succede nel nostro paese, però secondo me loro è una razza particolare, una razza che io, come vi ho detto prima, vi voglio bene, lo continuo a dire adesso. Grazie per quello che mi avete dato stasera, mi ha ricompensato della crisi che ci sovrasta, mi avete ricompensato di quei concerti che si fanno a volte il pubblico un po' inibito, ha paura di applaudire, come se anche con gli applausi dovesse pagare qualche cosa a Mario Monti. E il pubblico di stasera era scatenato, gioviale, e come me lo ricordavo, tanto è vero, subito dopo ho fatto la telefonata a mia moglie, dico, la Sicilia è rimasta così com'era. E io, credimi, ho dato qualcosa di più, non perché negli altri posti non li do, dice, ma che hai fatto una... No, ma quando mi sento coinvolto con questa gioia, poi ecco un'altra cosa voglio dire, ma che voci c'hanno? Ci dicono Pappalardo, c'è la voce che era la fine del mondo, ma loro erano straordinariamente intonati e grandiosi, perché questa canzone io l'ho fatta in parecchi posti, ma nessuno così intonato, così bello, talmente bello che io sarei andato avanti ancora per un quarto d'ora. Il pubblico aspettava con ansia il ricominciamo, sì, la canzone della serata, l'aspettavano tutta una serata. E me l'hanno dimostrato, perché io sono convinto di una cosa, che questa canzone loro avrebbero cantata fino a domani mattina, o fino a fare l'alba, perché è una canzone che ti stimola dentro, e loro hanno sentito questo stimolo talmente profondo che io stasera, se invece di fare le canzoni della mia vita, del mio repertorio, avessi cominciato con Ricominciamo,
e avessi continuato a cantare per 5 volte ricominciamo, la gente avrebbe detto il più grande spettacolo. E allora mandi un saluto attraverso Castello Incantato a tutti i suoi ammiratori, gli ammiratori di Adriano Pappalardo. Io questa sera volevo contarli, ma erano tanti, sulla sinistra, sulla destra, ma in fondo sono stati quelli che ho avuto di fronte a me. Io vi mando non un saluto, un abbraccio. Io vi dico solamente grazie per quello, per l'accoglienza che mi avete fatto. Io sono felice di essere ritornato e spero che non sia un caso sparuto, cioè spero di tornare ancora, perché ritornare in Sicilia è un piacere enorme. Io vi mando un saluto, un grande bacione. Vi dico grazie, scusate se qualcuno non ha ricevuto la foto con l'autografo, però io mi sono ripromesso che appena torno a Roma, perché questa è stata una mancanza del mio impresario di Roma, perché nella fretta, nella confusione di questi giorni si è dimenticato di dare il pacchettino. Io ho promesso che farò tutte le dediche sulle mie foto, le darò a Claudio, che poi sarà l'impresario di zona, e lui ha promesso che farà avere al comune, il comune che farà avere a tutte le persone che stasera me l'hanno chiesto, ma io non ce l'avevo, gli ho filmato alcuni su pezzettini di casa. Farà felice gli acquavivesi e dei paesi vicini. Io agli acquavivesi gli dico acqua viva, acqua santa, voi siete santi e vivi. Grazie di cuore da parte di Adriano Pappalardo. www.castelloincantato.it. La notizia corre in rete.